Non è che poi abbiamo giocato tanto male, per quelli che con 8 infortunati la partita ce la siamo giocata. Purtroppo non siamo poi fortunati con gli arbitri, perché gli arbitraggi sono stati nelle ultime partite veramente molto dannosi. Io non credo alla malafede degli arbitri, credo che ci siano arbitri bravi e meno bravi, ma i meno bravi li mandano tutti a noi, insomma, perché giochiamo con squadre che si chiudono a riccio qui e abbiamo 3-4 infortunati alla volta, un giocatore nostro dice una parola e viene espulso, e cioè arbitri che vengono a fare i protagonisti sui nostri campi, e questa non è una cosa bella. Noi in settimana faremo una riunione di tutti i soci, gli animi sono caldi, vedremo se è il caso di andare a Catania, di non andarci, anche perché noi abbiamo l'impressione che non ci vogliono, cioè, siccome siamo persone che investono nello sport, se loro non ci vogliono, cioè, noi ce ne andiamo, insomma, non è necessario che dobbiamo starci per forza. Abbiamo fatto questo sacrificio economico per la nostra città, per portare Caserta dopo 21 anni ai vertici del calcio professionistico, ma non ci fanno, ogni volta che stiamo spiccando il volo è come se qualcosa ci tagliasse le ali. E allora è il caso forse di fare una riflessione su questo e vedere se è il caso di continuare, insomma, se sono le altre squadre che devono andare avanti, che Dio li benedica, noi torniamo alla nostra professione. Presidente, dopo il vantaggio del Cosenza c'è stato quel clamoroso gesto del patrono Lombardi che è andato a centrocampo e addirittura ha chiesto ai propri calciatori di tornare negli spogliatoi. È un gesto condiviso, anche lei parla di una riunione che sancirà magari il prosieguo o meno della Casertana in questo campionato. Ma Giovanni è un emotivo, quindi è naturale che ha fatto questa cosa, però questo arriva anche da un esaurimento proprio che da molto tempo ci perseguita, insomma. Lei pensa che con questa partita noi 2 mesi fa stavamo primi a 5 punti dalla seconda, dopo 2 mesi siamo fuori anche dai playoff, insomma. Sì, vabbè, tutto quello che dicono, tutto quello che si dice, ma qualcosa non va, insomma, non va sicuramente. Mister, un ultimo, magari un commento veloce su quanto è successo sul finire di gara, tanto nervosismo, bruttissime scene che non vorremmo mai vedere. Questo anche a me dispiace, anche se io sinceramente stavo abbracciando i miei giocatori, mi sono un po' spaventato di quelle cose lì, perché oramai alla mia età se mi danno una botta va in difficoltà, c'è stato nervosismo, non mi è piaciuto, speriamo che si siano calmate e tutto si possa rasserenare, anche se quando ci sono scontri così importanti di classifica, prendere gol a pochi minuti alla fine, il nervosismo è quasi scontato, l'abbiamo avuto tutti, mi auguro che sia rientrato tutto nel modo giusto.